tutti! Oggi prepareremo lo strudel di pizza. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono, per l'impasto, farina di semola, farina di tipo manitoba, acqua, olio evo, lievito di birra, sale e zucchero. Per farcire, salsa di pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, basilico, olio e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il lievito di birra fresco e lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina di semola, la farina manitoba, l'olio, ed il sale. Ed azionare il bimby in modalità spiga. 5 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso lo trasferiremo su un piano di lavoro rivestito con carta da forno. Stendere con il mattarello formando un rettangolo. Mettere la salsa di pomodoro che abbiamo condito con olio e sale. E distribuirla su tutta la superficie. Mettere le melanzane. Mettere le foglie di basilico. E la scamorza o mozzarella. Arrotolare formando un cilindro. Chiudendo bene i bordi. Effettuare delle incisioni con un coltello. Spennellare la superficie con olio. Trasferire in una teglia rivestita con carta da forno e cuocere in forno per riscaldato statico a 200 gradi per 25-30 minuti circa o fino a doratura. Lo strudel è cotto, servire. Strudel di pizza. Grazie e alla prossima ricetta.